competenze per riuscire, per avere successo nel business. Che cos'è la passione? Secondo me è un amore irrefrenabile per qualche cosa, un interesse così forte che il tempo dedicato a questo interesse non appare come un lavoro, ma come un divertimento, come un gioco. Quando dico lui è veramente un appassionato di automobilismo, cosa voglio dire? Quella lì è una persona che segue con grande interesse, senza tipicamente un interesse commerciale o di profitto, il tema dell'automobilismo. Ne segue le notizie, segue le gare, conosce i piloti, non si perde l'opportunità di provare le nuove macchine, è abbonato alle riviste piuttosto che ai programmi delle corse. Questo è un appassionato. Ora io ho fatto l'esempio dell'automobilismo, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Quindi, definito l'appassionato, la domanda mia è a te: è utile o è inutile essere appassionati di qualcosa per poter avere successo nel proprio business? Perché dovrebbe essere utile essere appassionati di qualcosa per riuscire nel proprio progetto? Perché la passione potrebbe non essere affatto un elemento critico per riuscire nel proprio settore? Io penso che Montemagno dia un sacco di buone ragioni, di motivi, di spiegazioni valide. Ti invito a vedere il suo video. Io che penso della passione? Io penso che la passione sia indispensabile, non tanto per poter riuscire a avere successo in un certo business o in un certo progetto, ma addirittura per riuscire ad avere delle competenze degne di tale nome, bisogna avere passione. Cioè, si può imparare, penso, qualsiasi cosa mettendosi di buona lena, si possono memorizzare informazioni, formule, procedure, modi di fare, tecniche, di qualsiasi tipo. Ma un conto è avere una competenza, cioè saper fare una cosa. Altro conto è non solo conoscere quella cosa, ma esserne appassionato, per cui io posso spingermi più in là, posso esplorare, posso incuriosirmi, posso andare a cercare di aprire cassetti e varchi che nessuno ha considerato. Perché? Perché io sono appassionato di questa cosa, sono curioso, la voglio aprire, girare, guardare. Ma quando io sono soltanto competente, è difficile che vado ad esplorare, che vado a spingermi più in là, perché ho imparato una cosa probabilmente non per passione, ma perché immagino potesse essere una necessità, una scelta strategica, una volontà razionale di avere una certa conoscenza. Io personalmente vedo la passione, ho vissuto la passione come un carburante, come una benzina che ti spinge non solo a proseguire, ma anche a andare oltre ciò che è scontato, ovvio, quello che fanno tutti quanti. Sono appassionato, per cui sai che ho fatto? Io sono veramente appassionato di questa cosa, per cui sai che mi sono comprato? Sono competente di questa cosa, sono molto competente, sono molto preciso, la so fare bene, per cui sai che mi sono comprato? No, non suona, vedi? Quello competente è ligio, è preciso, sa fare le cose giuste, ma non ha guizzi, non ha spunti, non ha slanci, non ha intuizioni che gli consentono, secondo me, di andare uno scalino sopra tutti gli altri. Ma c'è di più, io penso che la passione a volte abbia a che fare con anche il perché, lo scopo per cui io faccio qualcosa. Che voglio dire? Sono appassionato di condivisione, di come comunicare in maniera efficace, di come riuscire ad essere visibili, autorevoli, credibili online, perché credo nella possibilità di cambiare le cose e di dare una mano soprattutto ai piccoli, agli indipendenti, a quelli che come me credono che nel loro piccolo, partendo dalle loro idee, dalle cose che fanno, si possano cambiare cose più grandi. Questo interesse è una passione e questo è uno scopo, è una direzione, è un interesse personale che alimenta la mia passione per la condivisione, la comunicazione, eccetera.
Mi sembra quindi che la passione porti con sé non soltanto emozioni, voglia di fare, ispirazione, stamina, motivazione, ma anche, a diversità delle competenze soltanto, uno scopo, una ragione per cui scelgo questa cosa, faccio questa cosa, perché ha un significato più grande che va oltre la cosa stessa e il fatto che mi pagano o mi ringraziano, mi sorridono dopo che l'ho fatta. Io vorrei essere appassionato di tutte le cose che faccio, di più, perché essere appassionati di qualcosa mi fa star bene quando faccio quella cosa, me la fa sembrare un gioco, il tempo vola via e la passione mi spinge a volerne conoscere, scoprire sempre di più. Questo è il mio punto di vista sulla passione. La mia domanda a te è: sentito Montemagno, ascoltato Robin, tu da che parte stai?